Siamo giunti alla fase finale della procedura, e cioè della liquidazione finalmente dei beni del debitore sottoposto alla procedura stessa. Prima però di andare a questo, andiamo a vedere se è possibile che il liquidatore possa fare delle azioni per recuperare attivo al patrimonio da liquidare. La risposta è sì, ma deve essere autorizzato dal giudice delegato. Sono azioni che può iniziare ex novo o può continuare azioni che erano già in corso in precedenza. E può fare anche l'azione revocatoria. Ora il problema che si può porre qua, ma non è che è stata prevista la possibilità che si facciano le revocatorie previste alla liquidazione giudiziale. Questa possibilità non è prevista e quindi bisogna ritenere che la revocatoria che può fare il liquidatore su autorizzazione del giudice delegato può essere solo la revocatoria ordinaria prevista dal Codice Civile. Benissimo. Chiusa questa